Allora, buongiorno e buon sabato a tutti e buon weekend ovviamente. Mi chiamo Massimo Zaraffa, sono Regional Manager PADI per il Nord Italia, Canton Ticino e Toscana. Ringrazio Liliana e Giorgio, dell'Amici di Bolle, per questo invito. D'altronde in questo periodo un po' buio non possiamo fare altro che collegarci via internet e quindi portare avanti questi programmi su queste piattaforme online, come appunto gli amici di Bolle stanno facendo con la specialità Coral Reef Conservation. Io, a parte un saluto, vi introdurrò poche slide giusto per introdurre la Mission PADI dal 2020, quindi darvi qualche informazione, dopodiché lascerò Giorgio e la Lilly a portare avanti il corso. Quello di cui parleremo è portare la torcia per proteggere i nostri oceani e il nostro futuro. Quindi un po' quello che è la Mission PADI, quello che è dal 2020 in avanti. Se andiamo alla prima slide, quindi alla successiva, grazie. Perfetto, Lilly. Questi sono alcuni numeri che riguardano PADI, ovviamente è una famiglia che è in continua crescita. Sapete benissimo che come PADI siamo la più grande diffusa organizzazione didattica subacquea a livello mondiale. Questi numeri sono importanti poi per capire anche il discorso della mission che vi introdurrò nelle slide successive. Fate conto che nel 2019 abbiamo certificato più di 1 milione di persone, 1.085.000 persone sono state certificate da PADI in tutto il mondo e più di 29 milioni da quando esiste PADI, quindi dal 1966, quindi sicuramente un numero veramente elevato se consideriamo i numeri della subacquea, che non sono certo quelli di altre attività, quale il calcio o il tennis e così via. Abbiamo più di 6.700 centri PADI affiliati, tra cui Amici di Bolle ovviamente. E abbiamo 186 paesi che aderiscono, appunto, dove troviamo scuole, diving, club, negozi affiliati alla PADI, e nel mondo globalmente più di 137.000 membri PADI che ogni giorno portano in acqua le persone e trasferiscono questa nostra passione alle altre persone. Quindi sicuramente numeri molto elevati. Ora, questo non è tanto per far capire, diciamo, per dire quanto siamo bravi, ma per far capire nelle slide successive. Quindi, se andiamo alla slide successiva, grazie Lilly. Vediamo quello che è la missione PADI dal 2020, missione, la visione e lo scopo. Qualcosa, ovviamente, sono tanti anni che noi seguiamo e cerchiamo di proteggere gli oceani, di diffondere la cultura ambientale, eccetera, ma da quest'anno abbiamo introdotto una nuova visione. Andiamo alla prossima slide, grazie. Allora, l'oceano è sotto seria minaccia, ma possiamo assolutamente aiutarlo. Vedete lì alla vostra sinistra una fotografia che riguarda un sacchetto di plastica, sembra un iceberg. Questa è la copertina del National Geographic di un numero che è uscito nel 2019, dove ci si chiedeva se eravamo più pianeta o più plastica. In realtà, quindi, uno dei problemi, appunto, è quello dell'inquinamento della plastica in particolar modo. Abbiamo la pesca indiscriminata ancora in alcune aree del pianeta e abbiamo i cambiamenti climatici che sicuramente in parte sono dovuti a fattori ambientali non controllabili dall'uomo, in altri invece abbiamo noi una responsabilità e possiamo fare qualcosa. E quindi dobbiamo cercare di vedere come aiutarlo. Andando alla prossima slide, che la missione PADI è quella di creare 1 miliardo di tedofori per esplorare e proteggere il nostro oceano. Quindi sapete che i tedofori sono coloro che portano la fiaccola. Quando nel 1966 i fondatori di PADI, che sono John Cronin e Ralph Erickson, fondarono appunto la PADI, sicuramente non si rendevano conto di quanto si sarebbe diffuso questo marchio, questo omino con la fiaccola nel mondo che conoscete e quanto sarebbe cresciuto tutto il settore della subacquea. Loro fondamentalmente quando hanno scelto questo marchio si sono rifatti ai subacquei di Jacques Cousteau che scendevano appunto con queste fiaccole. In realtà adesso noi diciamo gli hanno dato un significato diverso, nuovo dal 2020 in avanti,
Noi pensiamo che se nei prossimi 50 anni riusciamo a creare 1 miliardo di tedofori, significa 1 miliardo di persone che potranno, una su 10, stiamo parlando sul pianeta, che potranno non solo andare sott'acqua, ma potranno anche rispettare maggiormente gli oceani e anche diffondere questa cultura ambientale. Perché quando tutti noi, amici di bolle compresi, facciamo un corso subacqueo a delle persone, iniziamo con l'open water, andiamo avanti con gli altri livelli, di fatto appassioniamo le persone verso il pianeta degli oceani, verso i nostri mari, le forme di vita che abitano i nostri mari, ma di fatto creiamo degli ambasciatori che cercheranno loro in prima persona di rispettare il nostro oceano. E quindi è questa un po' la missione. Da una parte fare quello che è il nostro lavoro, quindi creare nuovi subacquei o subacquei avanzati o nuovi istruttori, per esempio, come lavora il Course Director, dall'altra però portare avanti questa filosofia perché di fatto creiamo persone che proteggono l'ambiente e portano questa cultura anche in altri ambiti dove magari non ci sono subacquei. Ecco, questa è un po' la missione, ovviamente, che si sposa col discorso che farete oggi sulla specialità Coral Reef Conservation. Quindi, come dice l'ultima slide, cerchiamo noi, penultima, scusate, mentre prima eravamo solo un'organizzazione didattica, anche se per quanto la più grossa e la più diffusa del mondo, adesso con altre sfide come il Paddy Travel, attraverso la vendita dei viaggi, il Paddy Club, il Paddy Gear, l'abbigliamento, eccetera, siamo di fatto un'organizzazione che ha diversi aspetti al suo interno, per cui è più facile adesso raccontare quello che è Paddy con questo nuovo motto che è cerca l'avventura, salva l'oceano, mentre prima si riferiva solo Paddy è il metodo in cui tutto il mondo impara ad andare sott'acqua. Lo siamo ancora, ovviamente, ma ci siamo allargati, abbiamo altri settori collaterali, altri settori collegati diciamo, alla didattica, e di conseguenza è più giusto adesso come motto questo di cercare l'avventura e salvare gli oceani. Sicuramente rende più l'idea, e quello che c'è nell'ultima slide, nella successiva slide, è proprio che la visione di fatto è di cercare di portare avanti il nostro lavoro, la nostra passione, ma al tempo stesso di raggiungere nei prossimi anni, il prima possibile, un certo equilibrio tra quello che è l'umanità, la presenza dell'uomo e il nostro oceano. Quindi, diciamo, una coesistenza che non sia sfruttamento, ma proprio un cercare di raggiungere questo equilibrio. Niente, da parte mia è tutto. Vi auguro un buonissimo corso Coral Reef Conservation. E sicuramente c'è da aver pazienza in questo periodo, ma almeno possiamo portare avanti la nostra passione all'asciutta, almeno virtualmente, in questa modalità, e poi non vediamo l'ora di vederci di persona e di andare in acqua realmente, non virtualmente. Quindi ringrazio Liliana, ringrazio Giorgio, amici di Bolle, vi auguro veramente un buon corso. Grazie mille Ciao Max, Massimo, grazie della grazie. disponibilità e a presto. Grazie a voi, ciao Grazie ciao. mille, Ciao ciao. ciao ciao. Bene, fatta questa introduzione, passiamo veramente, entriamo nel vivo della nostra specialità. Scusa Lili, un attimo solo, volevo dire solamente che se per caso scrivete nella chat, io leggo in tempo reale, quindi non c'è problema. Quindi se magari dopo che la Lili ha imbastito, diciamo, ha finito il discorso, se volete fare delle domande al momento potete farle. Ok, entriamo nel vivo della nostra specialità, Coral Reef Conservation, è sempre una specialità AWARE, quindi si ricollega a quello che abbiamo fatto l'altra volta. L'altra volta era un discorso più generale sulla salvaguardia ambientale, mentre oggi cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio di un ambiente molto particolare che sono le barriere coralline. Alla fine vedremo anche come le barriere coralline si assomigliano con il corallo che abbiamo qua, quindi vedremo somiglianze e differenze in modo da poter applicare quello che vediamo oggi anche alle nostre realtà. E una breve slide con quello che andremo a fare, che sono l'introduzione e gli obiettivi del corso,
che cos'è il progetto Aware, ma l'abbiamo già detto l'altra volta, quindi lo ripeto a grandi linee per chi l'altra volta non c'era. Mi sembra di vedere collegato Vincenzo e mi fa molto piacere perché sì, c'è Enzo Dore, c'è anche un Federico che non so chi sia. Federico? Sarà Fede. Ciao Fede Carta, eccolo no, lì. È Fede. Ok, ciao. Perfetto, adesso l'ho riconosciuto. Ok. Perfetto. E poi entreremo nel vivo di quelli che sono i reef corallini e gli ambienti invece del Mediterraneo. Dopodiché vi darò due dritte su come funziona il riposto delle conoscenze di questo corso e come rimanere connessi, soprattutto in questo momento in cui siamo obbligati a vederci a distanza. Allora, questo corso, vi dicevo, si focalizza e si sviluppa sulla distribuzione, la diversità, la formazione e l'ecologia delle barriere coralline. Quindi andiamo a vedere che ambienti sono, dove li troviamo, ma soprattutto da cosa sono minacciate e cosa possiamo fare per aiutare nella salvaguardia di questi ambienti. Vi ricordo che tutti i brevetti PADI che potete ricevere possono essere ricevuti anche nella versione Project Aware, semplicemente facendo una donazione di minimo 10 euro alla Fondazione Project Aware. Come altri corsi, abbiamo visto l'altra volta che esiste il Project Aware, la prossima settimana lo ripeteremo per chi non ha potuto seguirlo, in modo tale da dare a tutti la possibilità di vederlo, o lo pubblicheremo online visto che li stiamo registrando. E, dopodiché io entro la serata di domani, vi invierò il programma dei webinar della prossima settimana, perché abbiamo avuto alcune idee e quindi vi daremo un po' di appuntamenti per farci delle chiacchierate su cose che ci possono interessare. Di tutto un po', non più solo corsi, ma anche argomenti che non danno diritto a ricevere un brevetto, ma che sono molto interessanti per le immersioni che poi si spera andremo a fare presto nei nostri mari. Vi ricordo che cos'è il Progetto Aware, e lo dico per chi magari non lo sa. Il Progetto Aware è una fondazione no profit creata da PADI, quindi inizialmente è nata proprio come costola di PADI e non come no profit, e mentre invece negli anni ha acquisito un tale rilievo e ha ottenuto un tale numero di successi con le sue iniziative, per cui ha ottenuto consistenza e consapevolezza, per cui è diventata una vera e propria no profit che oggi è un movimento globale che accomuna tutti i subacquei PADI, ma si estende oltre PADI e accomuna tutti i subacquei nella salvaguardia dell'ambiente e soprattutto nel promuovere l'educazione a livello ambientale a tutti i livelli. Infatti, come sapete, questi corsi del Project Aware non hanno limiti, possono essere insegnati sia subacquei che non subacquei, l'importante è avere un interesse nel mare, ok? Entriamo nel vivo. Qualche riferimento in questa presentazione è un po' più tecnico, un po' più scientifico, però se avete domande, come ha detto giustamente Giorgio, lo potete chiedere nella chat, e poi anche se non riusciamo a rispondere subito, poi abbiamo mille modi per tenerci in contatto e per approfondire eventuali argomenti. Forse non lo sapete, ma i reef corallini ricoprono meno dell'1% del fondo del mare. Vuol dire che è un'inezia rispetto al globo terrestre. Nonostante questo, in quell'1% di fondo del mare ci sono il 25% delle specie marine, nascono lì, e il 33% di tutte le specie ittiche conosciute. Sono percentuali veramente importanti, vuol dire che in un ambiente che è relativamente piccolo c'è un incredibile numero di animali. Dove sono? Dov'è questo 1%? No? Non ce l'abbiamo, ahimè, sotto casa, ma il 15% delle barriere coralline si trovano nell'Oceano Atlantico e l'85% si trovano nell'Oceano Indo-Pacifico, quindi l'unione dell'Oceano Pacifico e dell'Oceano Indiano. Ad oggi sono state identificate 80.000 specie di corallo, ma gli scienziati ritengono che ne possano esistere addirittura 1 milione. Quindi stiamo parlando di numeri stratosferici di specie. Ok? Lili, scusa un attimo, volevo solamente salutare un grande amico, Astore, che si è collegato con noi. Per chi non lo conosce, è un istruttore di Brescia
che ha una scuola come la nostra che sta andando alla grande. Ciao Astore. Ciao Astore, che piacere. Quindi, il fatto che in un territorio relativamente ristretto ci siano così tante specie aiuta a mantenere la biodiversità. Così tante specie diverse in un ambiente garantiscono una biodiversità incredibile. Qualcuno faceva l'esempio di un aereo, no? Un aereo è tenuto insieme banalmente da dei rivetti. Diciamo che semplifichiamo molto, però mettiamo insieme che la carcassa di un aereo è tenuta insieme dai rivetti. I rivetti sono le specie. Allora, se ne perde troppi, quindi se si estinguono troppi rivetti, troppe specie, l'aereo non può più stare insieme, l'aereo si sfascia. La biodiversità è uguale. Se troppe specie muoiono, si estinguono, crolla tutto il castello. È il motivo, per esempio, per cui ci battiamo per la salvaguardia degli squali. Gli squali, che a tanti fanno paura, nella realtà sono un elemento fondamentale della biodiversità degli oceani. Se manca quell'elemento, crolla tutto quello che c'è sotto, perché non mantengono più gli equilibri. Non solo, i reef corallini sono importantissimi perché proteggono gli ambienti in cui si trovano, costituiscono una sorta di barriera contro le onde e l'erosione. Se non ci fossero i reef coralline, ad esempio, le isole dei Caraibi non ci sarebbero proprio, perché verrebbero ogni volta che c'è il mare un po' più grosso, verrebbero sommerse. In più, i reef corallini attraggono i turisti, e questo è fondamentale per questi ambienti, perché sono ambienti che tante volte non hanno economie che si possano basare su altro, ma sfruttando l'elemento turistico in maniera consapevole, di maniera efficiente, possono preservare l'ambiente e far muovere l'economia locale. Il potenziale economico che deriva dal turismo rispetto, per esempio, a quello che deriva dalla pesca è enorme. Quindi, per questi ambienti che sono estremamente delicati, sarebbe veramente importante riuscire a sfruttare l'aspetto turistico in maniera efficiente. In più, dovete sapere che i reef corallini vengono studiati parecchio e i farmacologi, ad esempio, hanno scoperto che ci sono molti componenti biochimici all'interno dei reef e quindi li stanno studiando. Stanno studiando gli agenti, ci sono addirittura all'interno degli agenti anticarcerogeni, degli agenti anti-HIV, degli antibiotici. Ovviamente è tutto in fase di studio, ma l'unico modo per poter continuare a studiarli è mantenere la biodiversità e l'ambiente intatto. Se perdiamo i reef corallini, i farmacologi non potranno più studiare questi componenti, perché non avremo più il corallo da cui prenderli. Addirittura si stanno facendo degli esperimenti per ricostruire o sostituire le ossa umane proprio con il corallo. Può darsi che ci siano molte altre cose da scoprire sui reef corallini, ma è una corsa contro il tempo perché la situazione ad oggi è che li stiamo distruggendo e quindi presto non avremo più la possibilità di studiarli. Ecco perché promuoviamo queste attività, gioco forza in questo momento perché siamo a casa ed sono le poche attività che possiamo fare da remoto, però anche perché è importante che comunichiamo a più persone possibili queste cose, cerchiamo di trasmetterle. Ma i reef corallini sono composti dal corallo. Ora, il corallo, non ci stancheremo mai di dirlo, è un animale, non è una pianta. È stato difficilissimo per gli studiosi classificarlo. Quindi è stato considerato una pianta di pietra, nel nome scientifico sarebbe litofita, oppure una pianta animale, uno zoofita. Adesso il corallo è classificato tra gli cnidari. Pensate che vi ho messo una medusina simpatica che saluta, perché a me sono sempre simpatiche, anche se tanti subacquei non le sopportano perché urticano, però è imparentato proprio con le meduse e con gli anemoni.
Nel dettaglio, all'interno del corallo, la natura vegetale è data da delle alghe, che sono le zooxantelle. È un po' difficile il nome, ma capirete presto perché sono interessanti e perché dobbiamo ricordarcele. Mentre la loro natura minerale deriva dal contenuto calcareo, che è un po' la componente più caratteristica, che è quella che, per esempio, dà la possibilità che dicevamo prima di ipotizzare l'uso del corallo per la sostituzione delle ossa. Le zooxantelle, quindi le alghe, non sono contenute in tutti i coralli, sono contenute in quelli duri, quindi c'è anche una classificazione, per quello che è stato difficile inserirle tutte all'interno di una stessa classificazione, perché sono molto diversi tra loro. Se qualcuno ha fatto immersione o ha fatto snorkeling sulle barriere coralline del Mar Rosso piuttosto che delle Maldive, si è reso conto che chiamiamo tutto corallo, ma in realtà ce n'è di migliaia di tipi. In ogni caso, la maggior parte dei coralli è formata da colonie, non da singoli individui, e queste colonie, questi individui si chiamano polipi. Le zooxantelle che dicevamo prima, ora vi dico perché sono interessanti, perché è la zooxantella che c'è all'interno del polipo, del corallo, che dà il colore al corallo. Se un corallo è rosso piuttosto che blu piuttosto che giallo, deriva dall'alga che c'è dentro. Allora cosa succede? Che quando abbiamo i coralli bianchi, abbiamo lo sbiancamento dei coralli, vuol dire che è l'alga che è morta, vuol dire che abbiamo ucciso tutte le zooxantelle che erano dentro i coralli. Ecco perché impariamo un nome difficile invece che far finta di niente e saltarlo. Cosa fanno le zooxantelle all'interno? In pratica loro nutrono il corallo, okay? È una sorta di simbiosi, è una relazione mutualistica per cui loro forniscono il nutrimento al corallo, nutrono il corallo, stanno all'interno e danno il colore al corallo, in cambio hanno una casa sicura e possono nutrirsi degli scarti. Quindi è una simbiosi molto particolare, molto carina. Tutti questi coralli sono andati a formare i reef che ovviamente purtroppo non si sono formati in poco tempo, si sono formati in migliaia di anni. Quelli che vediamo oggi tendenzialmente si sono formati tutti dopo l'era glaciale di 18.000 anni fa. Non c'è una teoria univoca sulla formazione dei reef corallini, ma ce ne sono due principali: lo sprofondamento geologico e l'aumento del livello marino e l'erosione. E ci sono ovviamente entrambe le teorie sono supportate da schemi e studi, però non si è arrivati a una teoria universale. Ovviamente nel reef non troviamo solo i coralli, ci sono tutta una serie di altri organismi che, come dire, lo rendono più forte, costituiscono una sorta di cemento per renderlo più forte e più resistente alle onde. Sono per esempio i briozoi, i foraminiferi, adesso dico un po' di nomi scientifici un po' più difficili, però ne troverete di riferimenti a questi nomi più o meno in tutte le pubblicazioni di subacquea che riguardano la biologia marina. Come dicevamo, i coralli si trovano ovunque nel mondo, ma i grandi reef si sviluppano in realtà ai tropici. Perché? Perché ci sono le condizioni adatte alla formazione di questi ambienti molto particolari, che sono, dicevamo, estremamente delicati e sono influenzati dalla temperatura. È il motivo per cui diciamo che il riscaldamento globale crea dei problemi a questi ambienti delicati. La profondità, se aumenta il livello del mare, che è dovuto allo scioglimento dei ghiacciai, i reef corallini non riescono a sopravvivere. La salinità dell'acqua, la limpidezza dell'acqua. Vedremo più avanti, ve lo dirà Giorgio, che quando non si deve sollevare sedimento quando si è vicino a un reef, perché il reef patisce quando c'è troppo sedimento. Le onde e la tipologia di fondale. Vi do anche una piccola chicca particolare. Esiste un paradosso che si chiama paradosso di Darwin, che
che praticamente riflette sul fatto che gli oceani tropicali contengono veramente pochi co nutrienti rispetto ad altri tipi di oceani. Voi sapete che se andate nei mari del nord, mare del nord tipicamente è un mare dove c'è poca poca visibilità. Questa poca di visibilità è data dall'eccesso di nutrimenti ed è il motivo per cui i grandi cetacei vanno nei mari freddi, dove c'è tanto nutrimento e possono mangiare abbondantemente. Allora Darwin ha detto, ma perché i reef corallini sono uno tra gli ecosistemi più produttivi della Terra se in realtà gli oceani tropicali hanno veramente pochi nutrimenti? Allora, perché? Perché c'è un sistema di riciclo dei nutrimenti che è pazzesco nei reef. Cioè, cosa vuol dire? Che tutto lo scarto che esce dai coralli, viene mangiato dagli animali brucatori, non sto parlando di mucche, ma si chiamano animali brucatori, ma sono pesci, e fanno sì che avanzi pochissimo, cioè praticamente questo ambiente crea il nutrimento necessario alla sopravvivenza delle specie che all'interno, non crea un surplus esagerato. Vuol dire che non si sedimenta troppa roba e quindi il corallo può sopravvivere, perché altrimenti se il corallo viene sommerso da troppo sedimento non riesce più a lavorare, non riesce più a sopravvivere. Quindi questa è un po' una particolarità ulteriore di questi ambienti. E è importante, l'abbiamo detto prima, ricordarselo sempre che i coralli sono animali e non sono piante. Se ce lo ricordiamo, non facciamo fatica a credere che battagliano tra loro i coralli, come tutti gli animali del mondo lottano per il loro spazio vitale. Quindi anche se noi sembrano piante, in realtà sono animaletti che in qualche modo combattono gli uni col l'uno col vicino o con eccetera. Quindi hanno dei meccanismi anche loro di difesa e hanno dei meccanismi di aggressione. Addirittura, scusate, mi si è girata la slide. Hanno poi dei meccanismi, per esempio i coralli che sono ramificati crescono più rapidamente di quelli massivi, che sono invece quelli che se siete stati su qualche reef anche solo a fare snorkeling, a nuotare, quelli che fanno un po' più cupola, un po' più piatti sul fondale. Ovviamente questi coralli massivi che crescono più lentamente devono avere qualche altro sistema per difendersi da quelli che crescono più velocemente, altrimenti quelli più veloci riempirebbero tutto lo spazio e gli altri non ne avrebbero più. Allora cosa hanno questi? Hanno dei tentacoli urticanti che fanno in modo che i coralli ramificati non si possano espandere più di tanto. I coralli molli, invece, per esempio, le spugne hanno delle tossine che rilasciano se si sentono minacciati da un altro corallo. Quindi vedete che anche se facciamo fatica a immaginarlo, perché è un mondo che per noi è statico. Mentre i pesci si muovono, tutti gli altri animali si muovono veloci, noi ci rendiamo conto dei movimenti e possiamo comprenderli. Il corallo è molto statico, i suoi movimenti sono estremamente lenti nel tempo e quindi a meno che non abbiamo un tempo infinito per stare sott'acqua e fissarli con una lente di ingrandimento, difficilmente ce ne possiamo rendere conto. Legati tantissimo ai reef corallini sono altri due ecosistemi, che sono le mangrovie e le praterie sommerse. Le mangrovie sono quegli ecosistemi di piante che si vedono sugli atolli. Se tutti avete avuto un'idea siete stati alle Maldive, si vedono, che hanno queste radici poco profonde ma molto estese, per cui sono ben ancorate al fondo e creano questo sistema di radici che intrappola e filtra tutto quello che alle piante serve. Cosa fanno loro? Sciolgono il riciclaggio delle acque dei reef corallini e quindi mantengono la qualità dell'acqua. Ecco perché sono importanti, perché abbiamo detto prima, per il reef corallino è veramente importante una certa qualità di acqua, che ci sia poca, 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 poco materiale in sospensione. Ecco che allora le mangrovie aiutano a fare questo. Stesso discorso le praterie sommerse. Le praterie sommerse anche loro facilitano la sedimentazione dei detriti e stabilizzano il fondale, quindi c'è meno movimento e si crea meno sospensione. Ecco perché arriveremo a dire che per salvaguardare i reef non si può
concentrarsi solo sui reef, ma bisogna concentrarsi su quell'ambiente e sugli ambienti a lui strettamente collegati, cioè se non ci sono delle azioni che riguardano la complessità e l'insieme degli ambienti collegati tra loro, non si può pensare di salvare un reef corallino. Quindi è un po' più articolata la situazione. Ahimè, nel 2000, ora poi ci sarà sicuramente qualche studio un po' più recente, ma i dati certi che avevo risalivano al 2000, si è stimato che più del 25% delle barriere coralline sia morto e non sia più recuperabile in alcun modo. Era uscito non tanto tempo fa la notizia che la barriera corallina australiana vada considerata già morta. E anche lì non si può tornare indietro, purtroppo. Secondo il World Resource Institute, il 58% di quello che resta delle barriere coralline è comunque in un immediato pericolo di distruzione. Questo pericolo di distruzione è dato da attività fondamentalmente umane, sia che siano marine sia che siano terrestri. Sono la deforestazione, gli scavi minerari, i diserbanti, tutte attività che causano erosione e di nuovo sedimentazione. Quindi vedete che il problema principale è quello, rovinare l'acqua, sporcarla. Gli scarichi fognari, le attività agricole sulla costa, anche la pesca sportiva e anche l'ancoraggio, quindi buttare le ancore sul reef, e anche i contatti accidentali, anche i subacquei devono stare attenti, lo vedremo dopo, a non toccare il reef. La sovrapesca, gli incidenti navali, fortunatamente negli ultimi anni non ce ne sono stati tantissimi lì, però se si va sia in Mar Rosso che alle Maldive, ci sono dei posti dove ci sono le carcasse delle navi che si sono malamente arenate sui reef corallini, quindi quello di sicuro quel reef non ne ha tratto un giovamento. In certe parti del mondo, mi viene in mente il Mar Rosso, Sharm, il corallo è stato estratto per utilizzarlo per costruire i muri delle case. È ovvio che per farlo hanno distrutto le barriere coralline, non c'è altra possibilità. Non parliamo di tutte le collane fatte col corallo rosso che lì allora hanno falcidiato qualunque barriera. L'altro grosso aspetto che crea problemi a questi ambienti è il cambiamento climatico. Un po' l'abbiamo accennato prima, ma il cambiamento climatico globale fondamentalmente, vi ho messo un disegnino che è in inglese ma che aiuta abbastanza, causa un innalzamento della temperatura fondamentalmente, e abbiamo detto che i reef corallini sono estremamente delicati, risentono estremamente dei cambiamenti anche minimi. Le condizioni atmosferiche estreme, stiamo assistendo a fenomeni sempre più estremi dal punto di vista climatico, è chiaro che onde più alte del normale per un tempo più prolungato vanno a impattare sulle barriere coralline e le rovinano. L'innalzamento del livello del mare, che dicevamo prima, è dovuto allo scioglimento dei ghiacciai e praticamente sommerge i reef. Il buco dell'ozono. Il buco dell'ozono che cosa fa? Fa arrivare i raggi più diretti sulla terra e quindi anche sul mare. Quindi causa temperatura più alta, no? Tutta una serie di problemi che vanno a impattare su certi ambienti, in particolare sui reef corallini. Che cosa possiamo fare noi? Beh, la gestione, bisogna gestire le zone costiere e lo sviluppo sostenibile delle barriere. Vi dicevo prima, però, non si può fare considerando solo il reef, ma bisogna farlo considerando la totalità degli ambienti ad esso collegati. È carino il disegno, secondo me, perché riunisce un po' tutto e dice gli habitat dell'oceano sani attraggono i subacquei, gli snorkelisti e gli altri turisti, e questo traina l'economia costiera. È per questo che le popolazioni che hanno questa fortuna, questo patrimonio naturale incredibile, dovrebbero preservarle, preservare gli ambienti ad esso collegati, perché ne hanno un ritorno impensabile, anche perché si può fare una pesca sostenibile, l'importante è che non sia una sovrapesca perché va a smontare gli equilibri in essere, ma se si fa una pesca sensata, ecco che ne ha un beneficio anche l'ambiente e l'ambiente si mantiene.
Gio, dico ancora io questo, vuoi partire tu? Sei? Come vuoi, non c'è Vai, vai problema. tranquillo. Allora, niente, innanzitutto bravissima Lilli perché è veramente preparata e come avete visto ha preparato anche le slide molto bene, molto interessanti. Quindi spero di essere alla sua altezza, andare avanti. Userò come scusa che sto studiando per diventare istruttore di gas blender, anche se non è così poi pesante. Allora, come possiamo promuovere la conservazione del reef? Innanzitutto, quando anche andiamo in posti tipo Maldive o anche in altri posti dove ci propongono dei souvenir di corallo, sicuramente sono da evitare. Voi dite, ma tanto oramai l'hanno raccolto. Allora, a noi ci è capitato anche alle Maldive di andare anche a Sharm, di andare nelle famose isole che non c'è, quindi sono delle piccole isolette che vengono fuori dal mare e ci sono tantissime conchigliette, ma molto belle. Ci è costato un po' tanto, ma non ci è costato niente lasciarle sul posto, in maniera tale che chi viene dopo di noi le può vedere e soprattutto non andiamo a... diciamo, togliere quello che è una parte del reef, anche se è morto. Scegliamo delle destinazioni turistiche ecosostenibili. Adesso purtroppo molte destinazioni come le Maldive hanno avuto un'impennata diciamo di non essere molto ambientali in quanto i cinesi se le stanno comprando. E abbiamo visto l'ultima volta che siamo andati che, per esempio, hanno fatto una colata di cemento su un reef bellissimo per costruire degli altri alberghi, degli altri posti dove attirare questa gente. Il problema grosso è che facendo così, quel poco che è ancora vivo, come diceva la Lilly, lo andiamo a perdere. Operatori diving che utilizzino boe, ancoraggio fisse o tecniche di immersione corrente. Noi fortunatamente, come maggior parte di voi sanno, andiamo sia sul parco di Portofino che sulla Aven. E anche sugli altri relitti cerchiamo sempre di mettere una postazione con una boa. Questo anche se sul parco di Portofino naturalmente non siamo noi a metterle, ma è l'ente parco che le mette fortunatamente. Negli altri siti diciamo che è un po' un tirare la corda perché in teoria non potremmo mettere queste boe, però ci servono giusto appunto per non dover buttare ogni volta l'ancora e ogni volta poi andare a rasare il fondo. Noi, come sapete che ci appoggiamo al centro subliguo per fare i relitti, quando andiamo a fare un pedaggio volante, noi lo chiamiamo, quindi un ancoraggio volante, non utilizziamo più le ancore vere e proprie, ma utilizziamo un grosso peso che praticamente quando si appoggia sul fondo non fa nessun danno perché viene appoggiato sul fondo senza avere un appiglio, ok? Quindi anche se fosse un fondale, che so io, di posidonie, anche se poi in realtà le posidonie a quella profondità lì non ci sono, però noi potremmo anche buttare questo peso nelle posidonie che non succederebbe niente in quanto scende diritto e quando lo tiriamo su non ha problemi di appiglio e lo tiriamo su in maniera tale che non va a arare, che poi è la cosa peggiore. Oppure, come fanno alle Maldive molti, usare le tecniche di immersione in corrente. Ok? Quindi ci si ributta in un punto e poi si risale venendo poi raccolti da una barca lanciando il pedaglio. Scegliere con attenzione i cibi di origine marina. È dal 1980 o
82, mi sembra, che è vietatissimo mangiare i datteri. Eppure, perché? Perché i datteri vengono, fanno, per raccoglierli distruggono le scogliere. Eppure ci sono dei posti in Puglia e diciamo nella zona del sud Italia, qua fortunatamente ma sfortunatamente non ce n'è quasi più datteri. Perché? Perché hanno fatto tabula rasa. Quindi non abbiamo più queste, so che nello spezzino ancora vengono presi. E mantenersi aggiornati su Project Aware, che ci aiuta a, a capire quali sono le tematiche di sostenibilità ambientale. Puoi pure andare avanti, Lili? Grazie. Quando ci immergiamo, noi dobbiamo essere i primi a, a essere coscienti di quello che facciamo. Toccare un qualsiasi, dai pesci ai coralli, parlo anche di pesci perché obiettivamente, quando siamo in Mar Rosso, che i pesci ti si avvicinano in una maniera, veramente estrema, anche sul parco ci sono delle cernie che quasi, se allunghi la mano, le tocchi, dobbiamo fermare le nostre manine. Perché? Perché andiamo a rovinare o a distruggere quello che noi andiamo a toccare, specialmente col corallo. A Sharm, anche, abbiamo visto anche quest'anno che siamo andati a, nel sud di, del Mar Rosso, quindi abbiamo fatto Elphinstone e quant'altro, a un nostro allievo hanno detto di togliere i guanti quando era già in acqua perché non se ne erano accorti. Perché? Questo perché? Perché si presuppone che se tu hai le mani libere è più difficile che ti venga la voglia di toccare, ok? Quindi in certi posti è proprio vietato usare i guanti. Non rincorrere organismi acquatici, ma rimanere in assetto e attendere che si avvicinino. I pesci sono molto curiosi, è inutile andarle a correre dietro. Anche lì faccio un esempio sempre di quest'anno, che abbiamo fatto una vacanza splendida, Elphinstone, le Isole Brothers, lì veramente, se tu, anche quando eravamo alle Maldive, la prima cosa che ci dicevano è che quando vediamo gli squali passare è inutile andarci incontro perché li spaventiamo. Noi siamo degli esseri che facciamo le bolle, brutti e cattivi, quindi non siamo noi quelli che spaventiamo, che ci spaventano gli squali, non ci devono spaventare gli squali, ma noi spaventiamo loro e quindi scappano. Noi andiamo lì apposta a vedere questi squali. Quindi il bello è proprio attendere, metterci in un assetto consono, quindi naturalmente sempre in orizzontale se riusciamo, per non rovinare il corallo che magari è sotto di noi, e aspettare questi pesci che curiosamente vengono a vedere cosa facciamo, ok? Diciamo che nel terzo punto, il fissare bene l'attrezzatura, abbiamo tutti in mente le prime immersioni che facciamo magari anche in piscina, che sembriamo dei polipi, perché abbiamo tutte queste attrezzature, queste fruste che volano un po' da tutte le parti. Man mano che andiamo avanti con l'istruzione, cerchiamo di avere un posizionamento di queste attrezzature, quindi il manometro piuttosto che il secondo stadio, l'octopus, sempre ben collegati in maniera tale che niente ci può arare sul fondo, ok? Man mano poi che andiamo avanti, poi usando il sistema gartiano, tutto questo diventa anche molto più liscio, nel senso che tutta la nostra attrezzatura è meno, diciamo, volante, meno, si vede meno, perché rimane tutta attaccata al nostro corpo. Quando, andando avanti, il sistema gartiano è uno dei sistemi più
indicati anche sia per non restare impigliati in qualcosa, ma soprattutto anche perché abbiamo veramente tutto collegato al nostro corpo tramite moschettoni, tramite muovere con cautela le pinne, ma questo già nell'open. Io vedo che c'è Federico, che è un mio nuovo allievo open. Le prime cose volte che andavamo in acqua in piscina, subito le dicevo: muovile piano le pinne, perché ci viene un po' d'istinto le prime volte di velocemente, più veloce andiamo, meglio è. No, la subacquea è soprattutto calma e tranquillità, e specialmente in acqua, muovere velocemente le pinne, potremmo sollevare anche solamente del sedimento, come diceva la Lilli prima, che andando sopra a dei coralli vivi possono provocare delle difficoltà poi la sua normale vita. Non dare da mangiare ai pesci è una cosa tassativa, anche perché io lo dico sempre ai miei corsi open, mi è successa una cosa tanti anni fa, non subacquea, ma ero al Parco Safari delle Langhe, quando c'erano tutti questi animali, tipo giraffe, tipo c'era rinoceronte, c'era tutte queste cose qua. Abbiamo avuto la pessima idea di dare un biscottino a una giraffa. Gli animali, quando le dai da mangiare, ma vedete anche i cani, ok? Vanno in frenesia di cibo. Quindi, cosa è successo quella volta lì? Che questa giraffa ha tirato fuori una lingua lunga mezzo metro e ha cominciato a slinguare tutti dentro la macchina, per farvi rendere l'idea. Cerchiamo di non dare da mangiare ai pesci per avvicinarli. Si avvicinano da soli per curiosità. Quando il pesce diventa poi diciamo questa frenesia da cibo, può essere anche, non dico pericoloso, ma quasi. Se noi vediamo certe scene della subacquea, ci sono parecchi filmati di molte subacquee che vanno, parlo di subacquee perché poi si fanno riprendere, che danno il pesciolino alla murena, che è grossa, ha la testa grossa come l'oro, e poi se ti porta via un dito, te lo sei andato a cercare, tutto sommato. E non collezionare souvenir se non fotografie. Le fotografie sono i ricordi più belli che ci possiamo portare. Adesso abbiamo delle macchine fotografiche, anche delle webcam veramente minuscole, con dei costi veramente ridicoli. E una volta, si ricorderà la Gabriella, quando, o anche Lorenzo, quando c'era la Nikon 5, che era una macchina che costava già una cifra, faceva 36 foto in acqua e basta, e poi dovevi farle sviluppare. Adesso non siamo più a questi livelli, possiamo veramente anche. Ci sono delle custodie anche per i cellulari da portare in acqua. Quindi i nostri migliori ricordi sono quelli. Il corallo del Mediterraneo. Noi non possiamo dire di non avere corallo. Non abbiamo le barriere coralline, anche se non vado errato, la Lilli mi può smentire, nel corso che abbiamo fatto con la Regione Liguria, ci hanno detto che in Puglia, Lili, mi sbaglio? C'è una barriera corallina. L'hanno etichettata come barriera corallina, non è proprio una barriera corallina, però ci va molto vicino. Diciamo che gli organismi che la compongono sono molto simili. In realtà anche in Liguria abbiamo degli organismi molto simili, ma stiamo parlando di profondità di 500 metri e quindi ben oltre quella che è la subacquea anche tecnica. E quindi nel nostro, diciamo, Mediterraneo, quello che noi chiamiamo corallo, il più rilevante è il corallo rosso. Per chi viene sul parco, quindi praticamente penso quasi tutti voi, sa benissimo che ci sono dei posti tipo la Targhetta, dove già a 18, 16, 18 metri troviamo del bel corallo rosso.
ok? Senza andare tanto in profondità. Naturalmente a 40, faccio un esempio, Lorenzo lo sa bene, quando andiamo al Cristo e andiamo a vedere quelle grotticine che sono sotto a 40 metri sul Cristo, sono veramente belli, quelli lì sono coralli veramente bene, belli, ma anche all'Indiano, per esempio, c'è cioè del bellissimo corallo rosso. Però sono abbastanza fondali. Diciamo che tutto quello che è anche gorgonaceo, quindi parlo, non so, della secca dei due balconi, mi viene in mente, che è una bellissima secca davanti a Renzano, tra il Porticciolo e la Ave all'incirca, siamo su, su quella zona lì, quindi sono formazioni, diciamo, di gorgonie, che però meritano veramente di essere viste e meritano soprattutto di essere salvaguardate. Un'altra grossa, diciamo, barriera di gorgonaceo ce l'abbiamo sulla secca della Lanterna, quella però è un pochettino più un pochettino, si fa per dire, un pochettino più fonda, siamo dai 90 ai 110 metri e lì veramente ci sono delle gorgonie che sono alte 1,5 metri, quindi vuol dire quasi come un uomo, sono bellissime, abbiamo visto delle foto veramente bellissime, noi non ci siamo mai andati, però diciamo che anche nel nostro piccolo del Mediterraneo abbiamo delle zone veramente belle. Nel parco di Portofino il corallo rosso è seguito direttamente, la crescita del corallo rosso è seguito direttamente dall'Università di Genova. Infatti, anche se voi andate alla Colombara, dentro la grotta ci sono dei piccoli quadratini che hanno messo quelli dell'Università di Genova per poter capire bene di quanto cresce il corallo rosso, che comunque come dicevo è molto molto bello. Diciamo che profondità abissali, come dice la Lilly in questa slide, si trovano i coralli bianchi, veri e propri madreporari, che si credevano tutti morti, ma in realtà ci sono ancora. Già sull'Aven... Scusami se ti interrompo. Sì. Sono questi coralli bianchi, quelli che hanno affinità col corallo dei reef corallini, che sono i madreporari e quindi coincidono esattamente dal punto di vista scientifico col corallo di cui abbiamo parlato prima. Certo. Noi già sull'Aven, a una profondità di circa 50-52 metri, sul ponte andiamo a vedere questo corallo che sono a tutti gli effetti coralli bianchi. In realtà li chiamano corallo nero, ok? Ed è bellissimo, sta cominciando a crescere veramente, oramai l'Aven è diventata un'esaltazione proprio della vita, perché ed è strano come praticamente in un punto del nostro mare dove c'era praticamente solo fango, perché lì non c'è neanche scogli sul fondo, c'è solo fango, questo relitto che ormai è dal 91 che giace sul fondo è diventato uno splendido esempio di vita marina. Lì troviamo veramente tantissime specie, praticamente oramai coperto praticamente dalle ostriche, e troviamo anche questo corallo nero che la Lilly poi è riuscita anche a fotografare bene, dove grazie a questo si attaccano anche, aiutami Lilly che non mi ricordo come si chiamano, quei piccoli berretti. Allora, si attacca al corallo nero, che però non è un corallo bianco, cioè è bianco ma non fa parte dei coralli bianchi, si attaccano dei vermi piatti, cioè vive sul corallo nero un verme piatto, che ha un nome scientifico un po' particolare che vi dico subito, e che però la cosa caratteristica che è un po' carina da
da vedere è che fa delle uova a forma di ciambella, come le ciambelle che cuociamo nel latte, e le arrotola, cioè forma la ciambella attorno al ramo del corallo. Quindi quando voi vedete il corallo nero, vedete, se guardate con attenzione i rami, vedete che attaccate ci sono delle ciambelline, e quelle sono le uova di questo verme piatto che si chiama Antoplana antipatelle. Il nome lo hanno dato i ragazzi i biologi dell'Università di Genova proprio, e l'hanno chiamata antoplana antipatelle, cioè l'antoplana che è il verme piatto dell'antipatella, perché antipatella è il nome scientifico del corallo nero. Grazie della precisazione. Come vi dicevo, stiamo parlando comunque di cose che praticamente le vede solo la Lilly, nel senso che sono molto, molto piccole. Normalmente me la fate vedere perché proprio siamo riusciti a ingrandire la foto, ma non perché non ci vedo bene, perché io le cose piccole difficilmente. Abbiamo gusti diversi, a me piacciono quelli con i denti da 3 centimetri, per intenderci. Quindi è per quello che non li vedo. Da noi il coralligeno c'è, come ricordo dal corallo, ma è fatto principalmente da alghe, alghe coralline che hanno lo scheletro calcareo e formano concrezioni, quindi diciamo formano questi rami che vengono dal fondo del mare e praticamente insieme agli scheletri delle alghe coralline si forma queste formazioni, ok? Simili a quelle tropicali. Gorgonie, briozoi, che sono piccoli animali coloratissimi e abbiamo tantissime spugne. E questo, per esempio, tutto questo che vi dico si può trovare tranquillamente a 38-40 metri sulla secca dei due balconi, che abbiamo visto che ci sono tantissime, tantissime, tantissime gorgonie e tantissime spugne. Forse la cosa più bella da guardare proprio in quel posto lì sono le spugne, perché in effetti si hanno proprio questi colori molto vivi. Poi vabbè, ci sono lattigie, vari molluschi che possono essere anche classici tartufi di mare, anellidi, che gli anellidi, per esempio, sono le famose, mi sfugge il nome, sono dei vermi dentro diciamo, al loro tubetto. Lì li aiutami, non mi Spirografi. ricordo. Gli spirografi, ecco, non mi veniva il nome. Scusa, ti interrompo un attimo perché si è collegata la zia Cri. Ciao zia, buongiorno. Quindi dice che non sente, quindi adesso la Come sento non senti? però. Beh, Continua. la zia Cri, per chi non la conosce, è titolare assieme a Stefano. Vediamo se riesce a collegarsi, la vedo in connecting. Aspettiamo ancora un secondo, proprio un secondino. Vabbè. E quindi siamo arrivati, direi, alla fine. Ok? Resta connesso, quindi restiamo attaccati a tutte queste belle cose. Noi abbiamo visto questo bellissimo libro, Pinneggiando nei mari italiani, che è veramente, veramente bello e ben fatto. Abbiamo anche un'app che, sempre facendo questo corso. Cri, ci senti? Buongiorno e benvenuta. Cri? Vabbè, mi sembra che ci possa sentire adesso. Quindi abbiamo anche un'app, come vi dicevo, che è Pinneggiando, la potete trovare sia per iOS che per Android. L'hanno fatta dei professori dell'Università di Genova, che, aspetta, forse di Roma, però sono venuti
quando abbiamo fatto il corso qua a Genova, comunque sono veramente preparati, hanno fatto questa app molto molto bella che scaricandola sul telefono si può vedere già qualsiasi tipo di pesce con nome diciamo reale piuttosto che è molto molto ben fatta, quindi vi invito a scaricarla. Sì, scusa, io su questa app aggiungo che va benissimo anche per i bambini, cioè se la scaricate sui telefoni, ah ce l'ha già, ce l'ha già davanti Maria, perché è carina perché anche i giochi, e quindi anche quando uno non sa cosa fare, magari invece che giocare alle caramelle come faccio io, apre l'app e fanno dei giochi proprio che ti fanno vedere la foto di una specie, di un animale, e tu devi dire quale è tra una serie di risposte multiple. E quindi è un modo anche per imparare, no? La biologia è difficile da studiare, ci sono tanti nomi e quello è un modo un po' più simpatico. Il libro noi ce l'abbiamo, l'hanno dato durante, spero che si veda, non si vede tantissimo, okay? È un po' un librozzone, però è il più recente manuale di biologia marina esistente e va bene anche per chi non studia biologia, cioè se voi le aprite è estremamente chiaro, estremamente semplice, quindi se vedete qualcosa sott'acqua che non sapete cos'è, è facile aprire il libro e andare a vedere cosa avete visto effettivamente. Sì, diciamo che è un libro che secondo me un subacqueo dovrebbe avere in casa, ecco. Anche perché quando ce l'hanno dato l'ho cominciato a sfogliare, è veramente veramente fatto bene. E seguite il progetto Aware, media, Facebook, Instagram, Twitter, cioè chi più ne metta. E niente, direi che siamo arrivati alla fine, speriamo di non avervi annoiato e adesso farei una carrellata, se la Lili è d'accordo, per vedere se c'è qualche domanda da parte di qualcuno. Sì, allora direi che apriamo i microfoni uno alla volta, fai tu da moderatore sì. Come l'altra volta. L'unica cosa che vi ricordo è questo brevetto è diverso da quello dell'altro giorno. Quello dell'altro giorno era un brevetto specialità Project Aware, questo è un brevetto Aware Coral Reef Conservation, quindi se qualcuno lo vuole non ho altro che da mandarvi un messaggino e dirmelo, così vi mando il ripasso delle conoscenze da compilare e mi servono ovviamente una foto, i vostri dati anagrafici e poi vi chiederò di fare un bonifico all'associazione di 15 euro che è la tassa in via del tutto eccezionale, scontatissima, che fa PADI per questi brevetti, quindi per questa occasione con 15 euro avete anche questo brevetto. L'ultima